Buongiorno bella gente, benvenuti e ben ritrovati su questo canale che facciamo cose buonissime. Ok, oggi puntatona speciale, perché? Non lo so, così mi è venuto da dire. Oggi facciamo un classico della cucina italiana, finalmente dopo tanto tempo facciamo gli spaghetti a vongole. Allora, piatto semplicissimo della tradizione italiana, da fare assolutamente, è molto facile. Quindi vediamo gli ingredienti, vediamo il procedimento e poi ci mangiamo sto bello spaghetto a vongole. Quindi ingredienti. Allora, per un buono spaghetto alle vongole abbiamo 80 g di spaghetti, dopo chi vuole metterne 100, 120, faccia come vuole. Una bella manciata di vongole, questo è a piacimento, se uno vuole tante vongole, vuole poche vongole, a vostro piacimento. Uno spicchio d'aglio, prezzemolo e olio, olio buono mi raccomando, non usiamo i cancaroni da un euro, per favore. E vongole fresche, non quelle congelate. Se no vengo a casa vostra e... E ho detto tutto. Mettiamo una bella manciata di sale dentro un po' d'acqua e lasciamo spurgare le vongole per un'oretta, ogni tanto dandoci una sgrullatina. Vedrete che se hanno la sabbia la sputeranno fuori e scoprirete anche se sono vive, perché se non si muovono in un'ora non tentano di sputare niente fuori. Vedete le bollicine che tirano fuori? Vedete le bollicine? Quindi vuol dire che qualcosa si muove. Quindi un'oretta a spurgare, poi date una bella scrollata e le sciacquate bene e sono pronte per essere cotte. Una volta che avete messo intanto l'acqua a bollire per gli spaghetti, poi avete messo l'aglio a soffriggere con l'olio, mettete il sale nell'acqua, calate gli spaghetti e quando l'aglio è un po' soffritto, non bruciato ovviamente perché l'aglio bruciato fa male, buttiamo le vongole. Mettiamo un pochettino e copriamo il tutto. Un pochettino si creeranno l'acqua loro, perché tireranno fuori la loro acqua. Quando sentite soffriggere bene, intanto qua giro gli spaghetti. Allora, un altro trucco che adesso vedremo è un pochettino farli risottare gli spaghetti, perché c'è chi mi ha detto di far risottare gli spaghetti anche quando faccio gli spaghetti alla carbonara, che secondo me però non mi piace, invece lo faccio risottare con gli spaghetti alle vongole, perché la pasta risottata prende più il gusto della vongola. Sentite come scoppietta? Non sono i popcorn, sono le vongole che stanno a tirare fuori l'acqua. Quindi adesso abbassiamo . Scuotiamo, shakeriamo, piano piano si stanno aprendo, vedete? Che brave, brave vongole. Allora possiamo mettere un filo d'acqua della pasta e lasciamo piano piano cuocere 3-4 minuti, tempo che si aprono tutte le vongole. Nel frattempo giriamo sempre gli spaghetti e li facciamo cuocere 5 minuti, metà cottura praticamente. Se sul pacchetto è scritto 10 minuti, li fate cuocere 5 minuti. Se sul pacchetto è scritto 30 minuti, li fate cuocere un quarto d'ora. Se sul pacchetto è scritto un minuto, li fate cuocere 30 secondi. Vediamo un po', ecco, vedete che stanno aprendo tutte, piano piano, il fuoco basso, e le facciamo aprire. E aspettiamo che la pasta sia pronta. E rieccoci qua, sono passati i miei 5 minuti per i miei spaghetti, quindi spengo la fiamma e praticamente li metto
sono ancora un po' duri e devono esserlo, perché piano piano li facciamo continuare a cuocere insieme alle vongole. Mi raccomando, tenete l'acqua della pasta, perché adesso piano piano aggiungiamo un po' d'acqua e facciamo continuare a cuocere gli spaghetti, e ci vorrà almeno altri 5, 6, 7 minuti, sempre dipende appunto dalla cottura della pasta. A fuoco lento, non troppo esagerato, insomma, no? Un fuoco medio, insomma. E piano piano vedrete che la pasta assorbirà l'acqua. Eccolo, finito l'impasto, finito la cottura, mettiamo il prezzemolo. Io vi consiglio anche un pizzico di pepe, e a chi piace anche un po' di peperoncino, e saltare. Vedete, se l'ha assorbita tutto. Ci mettiamo ancora un goccio d'acqua di cottura, e gli spaghetti a vongole sono pronti, andiamo a impiattarli. Ed ecco l'impiattamento, ecco qua. Ovviamente qualcheduna sembra vuota, ma perché i frutti vanno per i cavoli loro. E comunque ecco il nostro piatto di vongole. Come Dio comanda. E che gli vogliamo dire? Sono solo da mangiare, no? E finalmente abbiamo fatto questi spaghetti alle vongole. Adesso direte voi, ma adesso che te ne fai di questi spaghetti alle vongole? Già prenotati, un po' me li mangio io, un po' se li mangia Antonio, perché dopo Antonio mi fa un bel caffè. 1, 2, 3. Mi fa un bel caffè, namaste, pigliamo questo caffè. C'è sempre Batman, ma non è l'unico. Arriveranno presto nuove magliette, sappiatelo. Io intanto vado. Prepara il caffè, anzi no, prepara il vino, perché... Andiamo? Spaghetti a vongole! E per me l'incubo è finito. Addios!